Vabbè, buongiorno ragazzi, buon martedì e benvenuti alla rubrica del barbiere. Allora, oggi apriamo la rubrica con una richiesta. Il mio amico Manuel, il mio amico e collega Manuel Cosumano, grande barber, di spessore in quel di Parma, mi ha chiesto, ci siamo sentiti l'altro giorno e mi ha fatto una domanda, perché non parlo di barba? E allora ti accontento. Innanzitutto, mi stavo vedendo un po' un'idea per rappresentare un uomo senza barba. Cos'è un uomo senza barba? È una donna. Quindi con questo cosa vi voglio comunicare? Che la barba è maschile, la barba è uomo, corta, lunga, media, a punta, quadrato o rotonda, perché queste sono le tre forme. Un uomo bene o male si deve creare la sua barba. Ma partiamo dalle origini. La barba non è altro che una crescita di pelo identificata sul viso. Negli anni ha rappresentato delle mode, degli stili, ma anche dei personaggi molto in particolare, o dei politici o delle religioni molto in particolare. Per dire, se uno vedeva un omone gigante con una barba magari rossa, intrecciata, molto lunga, sicuro non era un siculo o un napoletano, ma era un vichingo. O il classico baffetto. Hitler ci ha fatto la sua immagine, come i basettoni alla Elvis, che lui eliminava la barba ma teneva questo particolare che erano le basette. Oppure come procede negli anni il famoso pizzolo del Piero. Non era una barba, era un pizzo, ma era sempre un dato identificativo che rappresentava quella persona. Oppure la barba dell'educatore di barbe, che era mia. È una delle barbe che è esplosa negli ultimi 10 anni. Va a caratterizzare molto lo stile di una persona. Diciamo che contorna bene anche la personalità. In base alla forma di una barba si può rappresentare quello che meglio si voglia. Cioè, se io voglio incattivirmi un po', basta che tiro su lo sguardo così, faccio creare una barba, diciamo a punta, per farvi capire, alla Leonida, e questo rende, diciamo, il viso più cattivo, più arrogante. Invece una barba più arrotondata, come potrebbe essere in genere così, addolcisce, anche se la parola addolcire su un uomo non ci sta bene, però questo fa, va ad ammorbidire un pochettino di più i lineamenti, infatti prende la persona più, il viso più aperto, no? più chiacchierabile, diciamo. E poi c'è la barba quadrata, è quella che si è usata per un bel po' di tempo alle prime uscite di barba, che praticamente non è altro che questa. Ok, quindi cosa vuol dire? Che se tu sei un biker come me, oppure se vuoi fare se vuoi essere un gentleman, se vuoi rappresentare, per dire, anche a livello politico, i musulmani che tolgono i baffi, o i mormoni che la puliscono così. Quindi qualsiasi cosa tu vuoi rappresentare, basta che la barba la tieni. Che, come ho detto prima, la differenza fra un uomo e una donna è anche questa. Quindi, oltre al primo quesito di che cos'è un uomo senza barba, mi sorge una domanda. Ascoltate bene. E chiaramente non è un'offesa per chi non ha la barba, ma è solo un pretesto per farsela crescere. Quindi, Manuel, a te faccio questa domanda: ma se un gallo senza cresta è un cappone, ma un uomo senza barba? Ciao belli, vi auguro un buon martedì. PS, auguri Crista, il nostro membro della famiglia che oggi compie gli anni. Auguri, auguri, ciao belli. A domani, ciao ragazzi, domani cambiamo location, ciao!